Siamo qua a Rivara oggi per intervistare Roberto Gasparro, regista di questo film che verrà girato in canavese. Piacere di averti con noi. Cosa ti ha spinto e ti ha portato a girare un film proprio in questo territorio? Sono abituato a dire la verità, perché la verità è sempre solo una. Inizialmente il film era ambientato nelle Langhe, doveva essere girato tra il Monferrato e le Langhe. Poi non abbiamo trovato gli sponsor, ecco, questa è la verità, o persone che hanno creduto in questa storia. Facendo una proiezione del mio film il 5 di settembre qui a Rivara, nel parco pubblico, ho detto semplicemente che dovevo girare il mio nuovo film e ancora non avevo trovato la location giusta. Allora il sindaco Roberto Andriollo disse: e cosa servirebbe eventualmente per... E io ho spiegato quali erano le nostre necessità, che non sono necessità, non abbiamo chiesto la luna, abbiamo chiesto un po' di ospitalità e soprattutto la voglia, la determinazione di fare insieme a noi questo film difficilissimo. Bene, sia il sindaco di Rivara sia il sindaco di Ozegna, Sergio Bartoli, si sono messi a disposizione. Il giorno dopo abbiamo iniziato a lavorare seriamente sul film. Sono intervenuti due grandi imprenditori della zona, Fiorenzo Borello e il caseificio Longo, la famiglia Longo, che ringrazio, perché senza di loro questo film non si sarebbe potuto fare. Queste sono le motivazioni che mi hanno portato nel canavese. Dopodiché, iniziando a scoprire i luoghi, a vedere le location, mi sono reso conto che era il posto migliore per il quale, dove poter ambientare questa storia, perché è terra di ciclisti. E mi sono trovato circondato da grandissimi ciclisti del passato e grandissima passione in termini ciclistici proprio. Sì, diciamo che abbiamo un territorio, il nostro territorio è un territorio molto che si sposa anche per come scenografia, per qualsiasi, diciamo, qualsiasi ambientazione. Quindi penso... Ritornando indietro, non erano le Langhe il posto giusto, è il canavese. Sì, poi abbiamo salite comunque che sono state caratteristiche anche del passato, di storie ciclistiche e non, per cui l'ambientazione direi che sì, è più che... La natura ha scenografato bene da queste parti. Questo non è il tuo primo film? Questo è il mio quarto film e uscirà quest'estate, se tutto va bene, se finiamo, insomma, stiamo lavorando, è un film molto difficile per le risorse finanziarie modeste di cui disponiamo. Però insomma, tutti si chiedono dove questo film, certo, potrà essere. È la domanda classica che mi fanno tutti gli sponsor. Sicuramente i concorsi internazionali di cinema, ai quali ho sempre partecipato e nei quali ho vinto due premi importanti che riguardano Roberto Gasparro per la sceneggiatura e per la regia. E quindi spero con questo film ancora di poter vincere, magari di nuovo di confermarmi sia la regia sia la sceneggiatura. Dopodiché noi usciremo nelle sale in tutta Italia. E dopodiché tratteremo la vendita dei diritti con le piattaforme, ma non sono molto propenso alle piattaforme. Il film, ci puoi spiegare di cosa parla? Questa è una bella domanda. Il film parla di un sogno, il sogno di un ragazzo che vuole diventare un ciclista professionista, ma i sogni, parla dei sogni. Lui, Federico, vuole diventare un ciclista professionista. Conosco tanti altri ragazzi che hanno altri sogni, ma che non si battono come leoni per realizzare quei sogni. Il film vuole stimolare i ragazzi a rincorrere i propri sogni. Sì, quindi comunque anche un obiettivo per i giovani, per riuscire a credere nei sogni e fare di tutto per riuscire ad ottenerli. Non sono convinto che i giovani abbiano tutti un sogno. Questo è il problema. Purtroppo. Non sono convinto che i giovani apprezzino o sappiano che cosa è bello. I miei film vanno in quella direzione, non vogliono insegnare niente a nessuno, vogliono far riflettere. Chi ha visto i miei tre film precedenti sa che tipi di messaggi sono solito mandare, ai giovani o allo spettatore. Tutti messaggi positivi e tutti modelli applicabili. Questo di Federico è una storia, un modello applicabile, perché senza nulla, con una bicicletta scassata, arriverà ad averne una nuova e se la sarà sudata, lavorando dopo la scuola. Certo, quindi un ottimo esempio per... Io lavoravo e studiavo contemporaneamente per pagarmi gli studi e ce l'ho fatta benissimo, senza problemi. Oggi forse i ragazzi hanno troppo e hanno di più di quello che servirebbe loro.
Certo, e gli attori sono tutti molto, ho visto, molto giovani, alle loro... C'è Vittoria, possiamo metterla dentro un attimo, Vittoria vieni, e c'è anche Riccardo, ecco, eccoli qua, parla vicino al mio microfono, okay. Vieni Riccardo, vieni di qua, vuoi parlare alla camera, l'abbiamo parlata, va benissimo, poi staccano su di loro. Loro sono i protagonisti di questa storia, c'è anche Francesco Isasca, che oggi non c'è, è a Torino che è a scuola. Siete la vostra prima esperienza? Sì, primissima, per me la primissima proprio. Anche, anche la tua? Sì, sì. E cosa vi è, cosa che vi ha colpito del, dell'ambiente, essendo la vostra prima esperienza e della storia? Tutto quanto, è un mondo bellissimo, proprio diverso, nuovo e soprattutto anche vedere che cosa c'è dietro comunque a un film è proprio bello. Tutto, sì, perché davvero. Poi noi lo vediamo alla televisione o al cinema, non ci possiamo rendere conto di tutto il lavoro che c'è alle spalle. Sì, sì, davvero, bellissimo. In breve, se volete raccontare la storia brevemente, il vostro ruolo all'interno del film. Allora, il mio ruolo è quello, il ragazzo che suda, sono un ragazzo molto molto timido che dentro di sé però ha un grande sogno, e cioè diventare un ciclista professionista, e però purtroppo non ho i soldi e quindi non è che mi metto lì a piangere nell'angolino, no, mi rialzo, sudo, lavoro e la sera quando finisco di lavorare mi alleno per cercare di entrare nelle selezioni, per cercare di gareggiare. A livello tecnico? A livello tecnico proprio di ciclismo, quindi le scene sono delle scene lunghe o sono delle, perché sennò ci vuole comunque anche una grande preparazione fisica. Lui si è allenato molto quest'estate, ha fatto tantissimi chilometri, e ringraziamo Giovanni e Elena che ci sta dando una grande mano, sta allenando Perché ci vuole una preparazione non da poco. E poi quando è arrivato Chiappucci invece la ieri sera ha detto siete contenti che non ci sono, ha detto soprattutto Riccardo quando non ti vede. E invece il mio è il personaggio di Rosella, è questa ragazza che è una meccanica, quindi è una ragazza diversa dalla classica ragazza, diciamo, una che sa fare tutto e crede in un altro ragazzo che è appunto Federico, e quindi anche lei si mette in gioco, l'aiuta, lo sprona soprattutto a realizzare il suo sogno, che è quello di diventare un ciclista. È una ragazza che non ha peli sulla lingua, quindi molto diretta, senza filtri, con l'altro ragazzo, l'antagonista, che fa ruolo di Roberto, e quindi difende lui e è come se fosse la sua voce, diciamo, quindi sì. Va bene, noi adesso non dobbiamo andare a girare, abbiamo pochissimi minuti, vi ringraziamo tantissimo per essere venuti, veniteci a trovare magari anche un'altra volta, state con noi, i nostri set sono inclusivi, ma adesso vedo già il direttore della fotografia e tutti quanti che mi dicono Roby è ora e devo andare. Va bene, grazie, vi ringraziamo molto e un saluto ai vostri telespettatori. Siamo qui anche con Gianni Parisi, che interpreta nel film il ruolo del papà del protagonista. Sì, ci Angelo. Può spiegare qual è il suo ruolo? Certo, come no. Allora, io sono Gianni Parisi, come dicevi tu, interpreto Angelo Martino, papà di Federico. È un ruolo particolare perché mi tocca molto da vicino, perché è il ruolo di un signore un po' depresso, mi tocca non perché io sia depresso. Cioè, lo sono in alcuni momenti, ma comunque. Sono principalmente un attore e interpreto il ruolo di un attore che va in disgrazia, perde la sua compagnia, il suo teatro, e quindi la depressione è dovuta a questo tipo di problema che lui ha avuto. E non riesce a stare vicino al figlio. Il figlio, nel momento in cui cerca di sognare, cerca di voler coronare il suo sogno, purtroppo il suo papà non c'è, preso da questo tipo di problemi. Poi alla fine si rende conto che deve assecondare, ovviamente, e supportare i sogni del figlio, perché, come diceva Jim Morrison, non esistono sogni inutili, inutile è la vita di chi non sa sognare. E quindi è un percorso, credo che sia un film proprio sul sogno e sulla possibilità di realizzare i propri sogni. Sì, certo. Io mi trovo estremamente bene a girare con Roberto, la terza esperienza, questa, la prima, sempre con Roberto, fece una partecipazione al suo film Qui non si muore, sempre ambientato nella zona del Piemonte. Poi abbiamo inventato il secondo film, dove ero protagonista, lui e mio padre, ad Agropoli, in provincia di Salerno, e adesso sono un coprotagonista di questa storia. I film di Roberto sono emozionanti, perché li scrive e li realizza col cuore. E sì, si vede che è molto, molto partecipe verso il messaggio che comunque vuole inviare agli spettatori.
Non ti nascondo che spesso noi ci commuoviamo quando diciamo, quando al momento cambiamo magari delle frasi, delle scene che magari non ci suonano bene. Nel cambiarle ovviamente tocchiamo quelle corde dell'emozione e quindi del cuore. Quindi anche ieri mi è capitato che abbiamo cambiato una sequenza di una scena, abbiamo aggiunto una battuta e ci siamo commossi. Quindi sì. Spero che questa commozione arrivi al pubblico. Sì, ovviamente arriverà dove deve arrivare. Ti spera. Siamo qui per questo. Grazie. Prego, figurati. Siamo qui con la mamma di Federico, che è il protagonista di questo film. Sì. La mamma Filomena. Filomena. Sì, una mamma coraggio, perché tiene unita questa famiglia che sta subendo comunque un momento difficile e cerca di tenere, come dire, un equilibrio sano, ma soprattutto l'unione della famiglia, quindi basata sull'amore e sulla fiducia. È un ruolo bellissimo, perché è coraggiosa, è forte, è determinata ed è molto amorevole, sia con il marito che con Federico, che ha questo sogno e lei non vuole fargli perdere questa speranza. Certo, da mamma... E da mamma si fa di tutto, no? La mamma è sempre la mamma, l'abbiamo detto prima. Quindi sostiene questo ragazzo. Sì, questo ragazzo, ma soprattutto, ecco, l'unione della famiglia, e sostiene anche il marito, che in questo momento sta vivendo un momento difficile e complicato. È la prima volta che lavori con... Sì, che è la prima volta. Che lavoro con Roberto, sì. E l'ho conosciuto tramite Gianni Parisi, l'altro attore. E, insomma, sì, è una nuova esperienza, ma soprattutto un cambio proprio di città, no? È bello, sì. Anche questo, quando vai al lavoro cambi città, cambi abitudini, idee, pensieri. E quindi, insomma, è bella questa cosa. Certo, mi fa piacere. È da tanti anni che reciti? È un bel po', più di 20 anni. Sei un'esperta. Sì, faccio molto teatro. È più fiction che film, però è bello anche questo. Insomma, il cinema è un mondo meraviglioso, assolutamente. Va bene. Ti ringrazio. Grazie.